Scusa, cosa saresti tu? Una palla che rotola. Dovevi essere una trappola per caso. Aspettate, ma forse è una trappola che fa rumore. Oh no! Corri, corri, corri! C'è una cosa rossa. Apri, 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 chiudi. Ah! Oddio! Mi stavo andando, caro vicino, te lo assicuro, mi stavo andando. Corri, 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 corri. Aia, corri, corri, corri. Ok, salve a tutti, sono SP Jockey. Benvenuti alla nuova casa del vicino. Perché quella catapecchia che aveva prima non era abbastanza. Quindi ha deciso di trasferirsi in questo bellissimo castello. Perché come sappiamo, tutte le sue stanze segrete richiedono un sacco di spazio. E poi noi ci intrufolavamo in continuazione da qualsiasi pertugio. Quindi ha deciso di fortificarsi e trasferirsi in questa nuova casa. Ma non soltanto in una nuova casa, ma bensì anche in un nuovo gioco chiamato Goodbye My King. È qualcosa di molto molto simile al nostro caro vecchio Hello Neighbor. Il nostro scopo è quello di scoprire cosa sta nascondendo il nostro vicino di casa in questa sorta di epoca medievale un pochino strana. Guardate che bella luna. Perché al suo interno, a quanto pare, ha dei gioielli preziosi. Almeno gira voce nel paese che questa cosa sia vera. Dobbiamo controllare se questa cosa corrisponde a verità. E quindi eccoci entrati all'interno del suo castello. Ok, questo ambiente è molto molto strano. Voglio andarlo a esplorare con parecchia attenzione. Perché potrebbe aggirarsi da qualsiasi parte qui intorno. E sono veramente preoccupato. Qui c'è un cavo. Sembra essere il nostro primo enigma da risolvere. Un cavo elettrico che parte da un pannello fino ad arrivare a una leva. E una leva che immagino non funziona. Ma porca miseria. Ok, diamo un'occhiata se c'è qualcosa di interessante qui intorno. Dei vasi. Oh, aspettate. A quanto pare dobbiamo utilizzare un cavo per unire il pannello elettrico alla leva. Beh, questo era abbastanza ovvio, Ceccio. Grazie per il suggerimento comunque. Dobbiamo farlo in maniera super stealth e silenziosa, perché altrimenti il nostro caro vicino di castello potrebbe beccarci. A quanto pare qui c'è un bel indizio. Sembra che dica che il vicino non ci vede se ci nascondiamo negli armadi. Beh, mi pare un ottimo consiglio, ma anche abbastanza ovvio. E questo è il suo trono, con un altro indizio ancora. Aspettate. Ok, la gemma sta nel cassettone della camera da letto del vicino. E con una freccia gialla ci indica un buco. Un buco, non so se nel pavimento o dove. Una chest! Oh mio Dio, ma li lascia così in giro i suoi oggetti di valore. Qualcosa di spettacolare. Qui un'altra porta chiusa, come era da immaginarsi. Dannazione, devo assolutamente scoprire un modo per passare oltre queste porte chiuse. Dai, qui intorno deve esserci qualcosa di figo. Deve esserci... Oh, buongiornissimo, questa era una trappola. Scommetto che l'hai messa tu, maledetto vicino. Ok. Ok, tutto calmo, tutto calmo. Qui ci sono un sacco di altre cose. C'è un altro bel suggerimento. Ok, questo è il disegno di un vicino che guarda la finestra mentre sorseggia una tazza di tè. Ma siamo arrivati finalmente. Smettetela, stupidi fantasmi del castello, che sto parlando. Siamo arrivati finalmente a qualcosa di molto strano. Una combinazione magari. Esattamente, una combinazione che al momento non conosco purtroppo. E ovviamente questa porta è chiusa e verrà aperta attraverso la combinazione che dovrò trovare in giro per questa bella casa. Ma dove non lo so. Però a quanto pare, forse dato che è il primo giorno che andiamo a far visita a questo bel vicino, forse non è in casa al momento, quindi sprinterò in giro e vediamo se riusciamo a trovare questa nostra bella combinazione da qualche parte. Aspettate! Oddio. Buongiorno, cosa sei? La combinazione 710257 10257 1. Ho visto degli hamburger? Me li stavo per perdere, ma vabbè, è un po' anacronistica questa cosa, degli hamburger nel medioevo. Vabbè, 710257 10257 1. Certo che gli hamburger nel medioevo sono decisamente strani. Qual era la password? Ah, 71025. Ah, c'è anche scritta qui, perfetto. 71025. Enter. Ok, piano piano. Buongiorno. Oddio. Oddio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qui c'è. Qui c'è. Buongiorno, caro vicino. Buongiorno. Mi sa che in questa stanza c'è qualcosa di molto speciale. Però, salve, caro vicino. Posso essere... Oddio! No, 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 no! Via, 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 via! Oddio, eccolo lì! No, no, no. No, 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 tu non mi vedi qui! Tu non mi vedi qui! Stai lontano, stai lontano! Lo so che hai fame, ma io non sono commestibile! Bravo! Sali sulla scala, vai dalla scala! Bravo, bravo! Posso sgattaiolare... Via, 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 sgattaiolare verso la stanza segreta che proteggeva prima! Perfetto, perfetto! Ok, ok, stanza libera, campo libero, possiamo andare, possiamo andare! Via, 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 possiamo correre a questo punto, spero non ci senta, spero non ci senta! Qui da qualche parte dovrebbe essere nascosta, non lo so, qualcosa di importante. Una password, una chiave segreta, ci sono dei libri molto, molto strani. Magari, qualche formula magica per trasformare gli uomini in pecora, ma non in po'. Ho sentito degli strani rumori, meglio spicciarsi. Eccola qui!
Non ho ragione. Sei mia, piccolina. Ok, allora intanto possiamo aprire questa porta. Funziona? Oh, sì. Buongiorno. Oddio. Oddio, eccolo lì. Piano. Piano, piano. Tu non mi vedi? Tu non mi vedi? Giochiamo a nascondino, caro vicino. Giochiamo a nascondino. Tu non mi vedi assolutamente. Bravo, vai in quella direzione. Che devo arrivarti alle spalle. Bravo, bravo. No, non girarti mai, non girarti mai, non girarti mai. Questa è la porta. Questa è la porta che volevo esplorare prima. Vai, vai, vai. Vediamo se c'è qualcosa qui dietro. Piano. Piano, ok. Ok, sono all'interno di uno strano magazzino, a quanto pare. Ma salve, qui c'è tutta la tua scorta di olio extravergine d'oliva, ma... Un cavo! Oh, yes, questo è il cavo elettrico che ci serve. Come mai ci sia l'elettricità nel Medioevo non l'ho ancora capito, ma facciamo finta di nulla. Anche questa porta si apre, per caso. Vediamo. Buongiorno, siamo arrivati in cucina. Allora, questa dovrebbe essere... Oddio. No, no, eccolo lì in fondo! Porco miserio. Vieni qua, chiudi la porta. Ok, dobbiamo fare una bella manovra diversiva. In questa direzione. Piano, piano. Oddio, eccolo lì. Eccolo lì, ci sta per vedere. Ok, è andato nell'altra stanza. No, mica tanto, indietro. Perfetto. Ok, penso di essermela cavata. L'ho girato completamente. Ora l'unica cosa che devo fare è sprintare, mettere il cavo, attivare la leva. E poi forse ce l'avrò fatta. Oh no, oh no, guardatelo, era lì. Era lì. Corri. Cavo, leva, sì. Vai dentro. Si può chiudere sta porta? No, dannazione meccanica, non si può chiudere. Ma buongiornissimo, siamo nelle sue stanze private. Diamo intanto un'occhiata qui intorno. Ma salve, un sacco di altri preziosi, un armadio in cui nasconderci. E ora dobbiamo trovare la gemma. La preziosissima gemma che dovrebbe essere qui nel cassettone. Ma salve. A me. Oddio. È arrivato il vicino? No, aspettate. Forse a quanto pare... Wow, si è aperto una sorta di passaggio. E tu cosa sei? Un disegno, a quanto pare si dedica molto alla pittura il nostro caro vicino. Caro vicino, non mi stai guardando, vero? Ok, speriamo che questo passaggio ci conduca direttamente alla libertà. Scivoliamo giù e... Wow, dove sono finito? C'è il sole? Siamo di nuovo fuori dal castello del vicino? Forse per prendere il resto della gemma. Però, guardate che luminosità! In effetti, gente, non mi ero accorto all'inizio che questo scivolo all'interno della casa del nostro caro re vicino ci permette di scappare. Quindi magari anche in questo livello dovremo raggiungere la sua camera... Dannazione, chiusa! Non ci credo. Ok, allora devo inventarmi un altro modo per entrare in questo postaccio. Dobbiamo entrare nella sua camera e ottenere un altro pezzo di quella gemma, che magari ci darà qualche potere sovrannaturale, ma lo scopriremo molto presto. L'importante è capire come entrare nella sua casa. Però non sembra esserci nessuna porta sul retro. Magari, che ne so, la porta della cucina. Dei cristalli molto molto strani. A quanto pare no, gente. Dobbiamo inventarci un modo particolare per entrare nella porta qui, quella principale. Vediamo se c'è qualcosa, magari qualche candeliere. E io che pensavo il candeliere, in realtà c'è la tipica chiave sotto la roccia. Perché lui non ha i vasi, ovviamente, perché non c'ha il pollice verde. E quindi la schiaffa sotto le rocce. Wow, che spettacolo. Finalmente siamo riusciti a trovare un modo per entrare in questo postaccio. Ma ora penso che il vicino sia libero sin dal primo momento. Ok, ma il castello è cambiato. È completamente diverso. Qui c'era la scalinata che conduceva alle camere. È lì in fondo, cosa sta facendo? Sta cucinando! Oh, ma che bell'uomo di famiglia! Che bravo che sei! Facciamo una bella cosa. Io me ne vado da quest'altra parte. Lì c'è una porta che... Oh no! Oddio, chi è che ride? Non ridere. No! Mi segue! Via. Ce l'ho fatta? No! Ma dai! Ma quanto sprint c'hai? Ma sei pure in sovrappeso! Com'è possibile sta cosa? Ma guardate quanto mangia! E polli! E birra! E cose! E sprinta come una lepre! No! Ormai ho finito il fiato io! Non è giusto! Sei un maledetto! Mi vendicherò assolutamente! Scoprirò tutti i tuoi segreti! Maledetto vicino di castello! Perché, gente, prima sono stato abbastanza sfortunato, ma ora sono ben determinato a far valere il mio istinto di esploratore e ricercatore e scoprire tutti i suoi segreti! Guardate quante pozioni magiche nasconde qui dentro. È qualcosa di assurdo. Secondo me è un contrabbandiere di pozioni magiche e non vuole farlo sapere a nessuno. Ecco perché non vuole gente che gli disturbi la sua routine quotidiana. E qui cosa abbiamo? Abbiamo un sacco di roba figa. Possiamo raccogliere le cose? No, solo la bistecca a quanto pare. Il resto non può essere raccolto. Oh, salve. Oddio, chiudiamo, che sento una strana musica, come se ci fosse il nostro caro vicino qui vicino. Oddio, è lo stress che mi fa dire queste cose. Oh, buongiorno, non c'è nessuno? Nessuno. Anche se temo che possa spuntare da un momento all'altro. Perché immagino che si stia girando per queste stanze.
Ma salve! Oddio, oddio, qua non c'è nessuno. Perfetto, perfetto! È un nascondiglio perfetto questa stanza. Diamo un'occhiata qui intorno, vediamo se c'è una chiave o qualcosa di molto particolare. No, dannazione, è tutto vuoto, ma... Oh! C'è uno strano portone. E qua... Salve! Cos'è questa cosa? C'è una sorta di mostro a cui dobbiamo dare la carne. No. Dimmi, dimmi che ce l'abbiamo già fatta. Cioè, è questa la carne che dobbiamo dargli? Vediamo. Oh, yes! Cos'è? Un ascensore! Vabbè, è spettacolare questa cosa. Addirittura un ascensore. Andiamo al piano sopra. Potremmo andare anche a quello sotto poi? Vabbè, dopo diamo un'occhiata. Buongiornissimo! Oh, un disegnino per terra. Salve! Allora, a quanto pare ci serve un magnete per attirare una chiave attraverso un quadro? Cos'è quella cosa? Boh, non lo so, un buco nero della potenza. Però la cosa importante è ci serve una chiave e un magnete. O comunque un magnete per ottenere quella chiave. Ah, altro che buco nero, una semplice finestra. Vabbè, e ovviamente questa porta è chiusa e non la potremo aprire. Per questa ragione ci serve il big magnete che chissà dove si nasconde. Ho tanta paura di aprire queste porte. Ho tanta paura. Se soltanto poi riuscissimo a trovare la chiave non sarebbe nemmeno male. E buongiornissimo magnete. Ecco a lei. Qua c'è un bel armadio. Ma mi chiedo, il vicino ci seguirà qui in alto oppure no? Perché abbiamo preso l'ascensore. È l'unica maniera per arrivare a questo piano superiore. E quindi siamo al sicuro. Oppure conosce un altro sistema lui. Ma guardate quanto è appassionato di pitture. Qualcosa di assurdo. Non penso comunque ci sia granché da guardare qui dentro. A parte che ammirare questo bellissimo capolavoro. Ha trasformato banane, mele, kiwi e fragole in arancia e pera. È molto speciale lui, è un bambino speciale. Vediamo se riusciamo però a tirare la chiave. Wow, vieni qua! Yes! Perfetto, abbiamo la chiave che ora ci permetterà in teoria di accedere a un sacco di stanze. Anche giù al piano inferiore, però non mi fido e quindi voglio provare a proseguire così la mia bellissima avventura. E siamo già all'interno della sua camera regale. Beh, in realtà mi ha pigliato una volta questo vicino, ma l'ha fatto in maniera super buggosa. E non si merita che gli venga riconosciuta questa cosa. Salve! Questo disegno sta diventando migliore ogni volta che vengo qui. E dove sta la pietra? Magari è sempre qui nel cassetto. Salve, non c'è qui, dannazione. Ah, è qua sul letto, scusatemi. A quanto pare abbiamo ottenuto anche la... E dannazione, ogni volta mi fai prendere un colpo. Ok, a quanto pare, gente, il vicino non ci poteva prendere in questo piano. E si è aperto un altro passaggio. Spero che mi porti alla fine anche questa volta. Whee! E wow, siamo stati catapultati un'altra volta al castello per prendere l'ultimo pezzo di gemma. Questa cosa è molto molto curiosa. Chissà cosa ci faremo con questa gemma. Ma toc toc, caro vicino, è permesso? Sono tornato qui per il terzo pezzo di gemma. Oh mio Dio, è lì. Oh mio Dio, è lì. Piano piano, buono buono. Cos'è questa cosa? C'è un foglietto per terra. Magari mi dà qualche indicazione. Salve, allora mi dice c'è un secchio con una chiave in alto. E poi a destra c'è una sorta di gomma da masticare. E nascosta in una stanza. Non lo so, io vado verso destra. Magari riesco a trovare qualcosa. Spero di non incrociare il vicino da queste parti. Porca miseria, spero non si metta a cucinare come prima. Dato che sto andando appunto verso quella zona. Oh no. Piano piano, buono buono. No, 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 andiamo da questa parte. Corri, 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 corri. Questa è proprio la dispensa. Ma prima non c'era questo postaccio. Caro vicino, rimani bello distante. Che non ti voglio da queste parti. Qui non c'era questo postaccio prima. Guardate quanta roba c'è. Ci sono... C'è mais, ci sono pomodori, ci sono cose. Wow. Posso raccogliere questa cosa? Ho raccolto una noce. Oh mio Dio. Ho sentito un rumore. No, vicino. No, 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 caro vicino. Piano, piano, piano. Buono, buono. Non venirmi a prendere. A quanto pare forse la gomma da masticare strana che ho visto prima in realtà era la noce. Oddio. Oddio. Quindi la noce ci servirà a qualcosa. L'abbiamo raccolta. No! Oddio. Oddio. No. No. No, 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 vai via, vai via, vai via. Ok. Dai, vai in cucina, vai in cucina, vai a pappare qualcosa. Mamma mia, che mangione schifoso. Ok, perfetto. Diamo un'occhiata se ci sono. Oh, la chiave. Perfetto. Abbiamo la noce e la chiave. Ora penso che non ci manchi nient'altro perché... Oh, no, beh, stupida porta che mi sbatte in faccia. Ok, qui è tutto chiuso, è un vicolo cieco. Dannazione, dannazione, ci ha voluto mettere in trappola. Anche questo è un vicolo cieco. C'è l'ultima porta, manca soltanto questa porta. Se questa porta non funziona non so che dirvi. Buongiorno. Apriti. Chiuditi. Sì. Oh, c'è un secchio, buongiorno, cosa ci posso fare? Ah, ci posso pucciare dentro la chiave, come diceva il foglietto di prima. Oh, non lo so, non so se aprirla. Salve?
Sta mangiando! No, chiudi. Ok, ok, da quest'altra parte dovrebbe essere sicuro. Se lui sta mangiando dovrebbe essere troppo impegnato. Ah, ma quindi hai accolto il mio invito a scofanarti di cibo prima. Ah, che mangione. Andiamo via. No, non da questa parte, un vicolo cieco. Dobbiamo trovare dove inserire quella chiave. Tutta, non lo so, pocciata nel rosso. Non so cosa serva, sinceramente. Non è che stai arrivando da questa parte, caro vicino. No, vero? Aspetta! Scusate, cosa sarebbe quello? Mi ho rotolato la palla a fianco. Non importa. Oh no! Corri! C'è una cosa rossa! Apri! Chiudi! Ah! Oddio! No! Non ridere così che fai una sca... Via! Non è possibile che ogni volta non riesco mai a essere super stealth! Entra! No! Mi hai trovato, maledetto! Ma ora, gente, sappiamo come funziona! Ci basta entrare nella porta! E arrivo subito con la soluzione! Comunque, se ci ha beccato, è tutta colpa della palla che mi ha distratto, dannazione! O forse il rumore della palla ha tirato il vicino! Ecco come mai è venuto a correre verso di noi! Salve! Non è che ci sono cose nascoste anche da queste parti? Nah! Niente! Vuoto! Però qui abbiamo un bel quadro elettrico che porta direttamente a una combinazione. Qui cos'è che dovremmo fare di preciso? Vediamo cosa ci suggeriscono queste belle istruzioni. A quanto pare manca un fusibile all'interno. Esatto, manca un fusibile all'interno del quadro elettrico. Perfetto. Allora, quello che possiamo fare a questo punto... c'è una strana pressa rossa qui. E qua invece una porta completamente chiusa. Cos'è che fai, cara pressa? Oh! Era uno schiaccianoci che ci ha dato una chiave. E con questa chiave dimmi che si apre sta porta. La moda, incredibile! Che figata, ok, perfetto. All'interno di questa cosa, è pieno di fusibili, è pieno di bulloni, è pieno di cose. Vediamo, yes, esattamente quello che cercavamo per completare il nostro quadro elettrico. E qui ci sono un sacco di foto di famiglia, probabilmente della moglie, della figlia. Mio Dio, perché vivi da solo, povero cane? Mi spiace un sacco per te, chissà che razza di passato traumatico ha vissuto. E qui, gente, il piano va... Cos'è di preciso questa cosa? Buongiorno, a quanto pare il nostro caro vicino vorrebbe fare bodybuilding e si è fatto una piccola palestra personale qui intorno. Oddio, anche una bilancia ovviamente elettronica, complimenti nel medioevo, queste cose sono molto molto comuni, come le ciclette d'altronde. E questi sono i suoi standard che vorrebbe raggiungere, tipo Arnold Schwarzenegger, che posso sollevare i suoi pesi. Oh mio Dio, che figata. Perfetto. Quindi abbiamo scoperto anche un piccolo estratto di vita privata del vicino. Ma ora, gente, bando alle ciance. Vediamo di mettere il fusibile e cercare di entrare in questa porta. Aspetta, non so ancora la combinazione. Ok, da qualche parte deve esserci la combinazione, da queste parti. Non ho cercato abbastanza bene. Qui sotto, magari. Oh, aspettate, c'è un foglietto. Oh, eccola qui. Davanti agli occhi. Non mi aspetto mai di trovarla. Quindi andiamo a inserirla. 0, 3, 1, 2, 2. Via! Yes! Ce l'abbiamo fatta! Dai, magari sono le stanze! No, un altro ascensore, dannazione! Però dovremmo essere molto, molto vicini a raggiungere le stanze reali in cui trovare l'ultimo pezzo della nostra gemma preziosa. Ok, salve! Sembra un posto abbastanza infestato questo, guardate, ha sbarrato tutte le porte per non farci entrare, perché prima abbiamo spiato i suoi segreti, abbiamo scoperto che vuole diventare un pittore, vuole diventare un bodybuilder. La prossima volta, secondo me, si vendicherà in maniera veramente crudele, ma... Aspettate, ma anche una cuccia per cani, oppure lui dorme qui, non lo so. Comunque è molto strana questa cosa, magari... e anche il disegno sta migliorando di volta in volta, avevo ragione. Quindi diciamo che giorno dopo giorno lui sta modificando e cambiando le cose tutto attorno a noi. È qualcosa di assurdo, ma soprattutto la gemma ora dove sta? Prima stava nel cassettone, poi stava sul letto e ora diamo un'occhiata se riusciamo a trovarla qui in giro. Dannazione, sei tu? No, è soltanto un stupido segnalibro. Ok, magari qui? Yes! Eccola qui, vieni qua nelle mie belle manine tozze, Gemma, e si è aperto come al solito un bel passaggio. Chiudiamo la porta che non si sa mai. Si rifiuta di chiudersi e buttiamoci all'interno di questo tunnel dell'amore che ci porta a completare la gemma. Quasi, forse manca ancora qualche pezzo. A quanto pare, gente, siamo qui forse per l'ultima missione in cui dobbiamo rubare
il pezzo definitivo per completare la gemma. Ma tutto questo lo farò se ovviamente questa serie vi ispira e vorrete vedere altri episodi. Quindi non dimenticate di lasciare tantissimi mi piace e commenti qui sotto se volete altri episodi di questa fantastica serie molto misteriosa, molto simile a Hello Neighbor, anche se fondamentalmente ci sono tante differenze nel bene e nel male che la rendono una serie veramente incredibile e originale. Mi raccomando, ditemi la vostra e fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima, ciao ciao!